Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph The Gamer e benvenuti nel primo video su Bayonetta 2. C'era una scritta che chiaramente non sono riuscito a leggere, ma ora parte un filmato con la solita luna che abbiamo già visto in passato, almeno nei trailer. Ecco. Wow! Complimenti per questa visuale. Credo che stia succedendo qualcosa di particolare. Ecco anche lei a gambe aperte, ma c'è un vizio. Ok, credo che parta uno scontro. Si parte già alla grande, ragazzi. Cioè, i primi minuti di gioco già alla grande davvero. Cavolo, che sono tutti sti mostri? La leggenda di Aesir. Una leggenda che risale alla notte dei tempi. Nessuno sa come il mondo sia stato creato. Una guerra divise la trinità del reale in tre regni. Luce, oscurità e caos. Ovviamente il nostro mondo è quello generato dal caos. Io qui continua lo scontro con gli angeli, ma in tre mondi avevano bisogno di essere governati, specialmente il nostro, ma i tre mondi. Colui che regnò sul caos era conosciuto con il nome di Aesir. Cavolacci, guardate che sta succedendo sullo sfondo, si sta distruggendo davvero tutto. Io qui sto continuando a distruggere i nemici, ma ecco, credo che parte una sorta di cazzino o qualcosa di simile, forse cose scriptate. Cos'è? Cavolo, è un mezzo! Figo! Ora possiamo controllarlo! Aesir in principio si limitava a osservare la terra dal monte sacro sul quale viveva. Noi spieghiamo la realtà secondo la nostra visione del mondo. Aesir guardava oltre la realtà e le sue visioni divennero il nostro mondo. Cavolo, ragazzi, guardate in Bayonetta quanto è potente questo mezzo! Questo suo osservare divenne il potere di Aesir. Gli occhi di Aesir erano gli occhi che crearono il mondo. Quindi lui dovrebbe essere una sorta di creatore. Aesir però provò pena per gli uomini a causa della loro ingenuità e mancanza di non so cosa, e per questo decise di dividere il suo potere in due, di affidare le due metà agli istinti dell'uomo. E forse qui ha fatto un errore. L'occhio destro della luce e l'occhio sinistro dell'oscurità. Cioè, sto doppiando in tempo reale il tizio che parla in inglese. Cavolo. Cioè, sti primi minuti di gioco si parte già nel pieno dell'azione. Cavolacci, devo battere sto coso. Grazie a questa divisione gli uomini ottennero il libero arbitrio. Ora avevano il potere di scegliere. Cavolo, devo scansare al momento giusto, non devo solo leggere. Via via da qua. Gli occhi del mondo erano in grado di determinare il destino e con essi gli uomini potevano scegliere il proprio cammino e la propria identità. Come vedete, io sto continuando ad attaccare il nemico, solo che devo spostarmi. L'uomo non è altro che una canna sospinta dal vento, un essere volubile, ma grazie alla ragione, che poi ho letto canna, ho detto ma che cazzo, comunque non importa, fu in grado di fare il primo passo verso la prosperità. Come vedete, sto devastando il nemico. Cioè, ci sono. Cos'è questo? Aveva anche un viso piuttosto brutto. Parte una cutscene. Tra l'altro, cos'è quello? Cavolacci! Cheeky. No one bothered telling me any of your kind survived. Quindi tocca a noi. Cavolo. Mi sa che questo è cazzuto, ragazzi. Non sarà facile sconfiggerlo. Fa tutto da sola? Non credo. Scompare anche sto tizio. Come ho già detto nel video che ho fatto riguardante la demo, ragazzi, Bayonetta, o almeno il primo, mi era piaciuto davvero tantissimo. Ora, con questa versione Wii U Edition, posso rigiocarlo. Cavolo, possiamo vederlo, l'abbiamo scalfito. È una donna. Credo che sia una donna. Si apre un altro filmato oggi. Quindi evidentemente quello era il passato. Il capitano ovvio colpisce ancora. You will not escape this fate. We will perish together. Thank you.
last, you have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. Credo quindi che sia morto. Piuttosto triste. The light of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the Lumen Sages. È ricevuto un sortilegio. Dopo la fine arriva. Credo sia una sorta di obiettivo. Quindi ragazzi, abbiamo completato il prologo. Quindi ragazzi, questo primo video su Bayonetta si conclude qui. Fatemi sapere nei commenti se ne volete altri. Soprattutto vorrei provare i vestiti Nintendo, perché sembrano essere davvero molto fighi. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!